Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vado a fare la recensione per queste carte, ma vi faccio anche una stesa per farvi vedere quanto sono belle queste carte. Allora, innanzitutto le ho trovate in questo cofanetto, vi lascio il link in descrizione del video e nel primo commento in evidenza per acquistarle. Allora, è molto bella questa scatola, anche l'interno è riportato il retro. Questa è la guida dove spiega tutte le carte al dritto e al rovescio e dà anche una bella frase come consiglio, oltre che a tutta la spiegazione. E poi, come sempre, ti dice come poter fare una stesa, come connetterti col mazzo, come fare una stesa giornaliera, eccetera. Quindi, vediamo, proviamo a fare questa stesa, vediamo se riesco a lasciarlo aperto, perché mi ha colpito. Allora, lasciamo una pietra, ok, lapislazzuli. Quindi, prendiamo una carta che è chiamata gift, regalo, quindi dice mettiti nella posizione della luce praticamente, quindi cosa posso dare al mondo? Vediamo, qua abbiamo il fante di spade. Quindi quello che tu puoi dare al mondo qua è la conoscenza, è l'iniziativa, è il... Vedete qua, vi faccio vedere questa bellissima carta. Questo fante, ad esempio, una ragazza, in genere il fante non è né donna né uomo, insomma, può essere sia uno che l'altro, indica comunque una persona più giovane. E qua vediamo che di solito ha la spada in mano, che la spada sono i pensieri, qua sta camminando sulla spada e la usa come percorso per poter superare un ponte, diciamo, la crea come ponte per superare un ostacolo, e ha queste lampadine che la stanno alzando. Quindi i pensieri sono le spade, quindi lei si sta facendo letteralmente trascinare dalle sue idee. Qua abbiamo un libro colmo, pieno di cose da dover imparare, da dover sapere. Quindi il tuo regalo, diciamo, al mondo che puoi dare è quello dell'insegnamento, quello del poter essere d'aiuto, nel poter imparare, nel sapere, nell'insegnare qualcuno a utilizzare la mente, i propri pensieri e nella curiosità, nella comunicazione. Vediamo la carta numero 2, che qua parla di illuminazione, e quindi qua nel lato ombra. Cosa posso illuminare per gli altri? Quindi vediamo che cosa puoi illuminare per gli altri. No, una carta. Qua abbiamo un re di coppe, va bene. Vediamo una carta. Cosa puoi... Abbiamo la stella, prendiamo... scusate, il matto. Quindi che cosa puoi illuminare? La gioia, la voglia... di buttarsi, di fidarsi di se stesso. Qua questo matto, vediamo che anche qua è una bellissima ragazza che si sta lanciando con gli occhi chiusi di schiena, quindi senza vedere cosa c'è dietro, cosa c'è sotto, si fida letteralmente di quello che le sue sensazioni dicono. Quindi che cosa puoi fare per gli altri? In che cosa puoi illuminare gli altri? Puoi illuminare gli altri nel fidarsi di se stessi, perché abbiamo l'ametista. L'ametista equivale al sesto chakra, quindi al chakra, al terzo occhio. Quindi qua parliamo della mente, ma anche dell'intuito. Quindi
Diciamo che tu puoi aiutare le persone a fidarsi del proprio intuito, delle proprie sensazioni e di tuffarsi e di fidarsi, di non stare per forza ad ascoltare qualcuno, insomma, le regole, eccetera. Ma qua questa immagine bellissima fanno proprio vedere fidati, e rischia, osa. Poi l'ultima carta, la lezione di gioia, e questo qua praticamente cosa dice? È segnaposto mentre viene estratto, quindi dove possono essere scoperte le mie lezioni di gioia? Vediamo. Ovviamente si mette 1, 2 e la terza centrale, io l'ho messa così perché non c'è spazio, comunque. Dove possono essere scoperte le tue lezioni di gioia? Qua è necessaria una carta, però le prendo tutte e due. 3. Ecco, prima la stella l'ho sentita. La stella, l'otto di bastoni, guardate che belle carte. Il cavaliere di denari. Quindi, il cavaliere, scusate, il re, ce la posso fare. Allora, qua ti dice praticamente, in realtà era da mettere la prima, ok, la seconda e le tre al centro, però non fa niente. Era solamente per farvi capire, ma volevo darvi... Sentivo che c'era anche un messaggio per voi mentre vi facevo vedere quanto sono belle queste carte. Qua innanzitutto ti dicono di seguire i tuoi sogni, i tuoi desideri, perché è giusto quello che stai facendo, ti vogliono anche dire che sei perfetto così com'è e quello che tu stai facendo in questo momento è proprio il giusto percorso per realizzare i tuoi desideri. Difatti qua ti dicono continua, non ti fermare, informati, non perdere questa occasione, non perdere l'interesse, vedi? Buttati, non aver paura, perché questa cosa ti porterà stabilità. Abbiamo anche il cane, il lupo, quindi ti dice proprio fidati, perché il cane è la fedeltà, la fiducia, la lealtà, perché sei in un campo sicuro. Quindi buttati, non aver paura, sfida anche le paure e se necessario appunto informati, ma quello che stai facendo è il giusto percorso. E quindi questo è. Volevo farvi vedere quanto sono spettacolari. Qua ovviamente ho preso una delle stese, ma potete usarle ovviamente come volete voi, anche una al giorno come consiglio, insomma, e qua vi fanno vedere altre stese. Se appunto volete prenderlo, io vi ho lasciato il link, così vi viene più facile. E niente, ci vediamo in un prossimo video di recensione e in un prossimo video interattivo. Se vi è piaciuto lasciate un like e condividete e se non siete ancora iscritti vi invito ad iscrivervi alla mia pagina YouTube, vi offrirò una domanda gratuita che potete farmi su Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok o per email. Potete contattarmi anche per consulto personale su WhatsApp, mi trovate anche su Etsy. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo interattivo, ci vediamo presto in un prossimo video.